Ecco la mia scrivania. In questo video vi farò vedere cosa c'è sulla mia scrivania, così quando è bella ordinata, quindi mai e un po' com'è nella realtà, quando la utilizzo per studiare o per editare i video o per registrare il podcast di otto ore. Questo è il setup base da sopra, quindi lo schermo grande che di solito è collegato al computer fisso qua sotto. E il portatile che 99 volte su 100 non sta su quel rialzo, ma sta piatto. Le due casse collegate al fisso e il microfono che si può spostare, muovere lì dietro, vedete me, sullo schermo riflesso, che di solito utilizzo soltanto quando registro il podcast. Qua sotto un po' più eh, schifezza, il cable management si può migliorare, però non la vede nessuno il 99% delle volte, quindi così rimane perché è pratica. Ci spostiamo qui dietro e qua appeso ci sono un po' di prese che di solito non stanno lì ma stanno appoggiate qua, tipo il telefono la notte mentre dormo, sta qua e non sta a fianco a me sul comodino vicino al letto. E questo è un coso sticky, tipo che si attacca con il velcro a cui si possono far passare dentro i cavi mh, per tenerli ordinati. La figata è che qua, a portata di mano, senza dovermi alzare dalla sedia, ho delle penne da prendere al volo mentre studio e tutte le robe tipo portafoglio, borracce, chiavi della macchina. E sempre da questo lato spostiamo il microfono. Ci sono altre penne da prendere rapidamente, le tengo sempre qua sopra. Poi qui ci sono dei fogli con gli evidenziatori che ho sistemato qua. Solo per il video di solito sono sempre tipo sparsi un po' in giro mentre le studio, mentre ripasso. Spesso il computer, come vi ho detto, non sta lì sopra ma sta qua o da qualche altra parte. E lì ci stanno dei libri. Di solito quando mi capita di usare i libri per studiare, tipo adesso che è il periodo di fisio, a volte... Do un'occhiata al libro che piazzo, oddio ho aperto a caso un bel capitolo nuovo, che piazzo qua o me lo porto addirittura più avanti. Poi questo ha la figata di essere regolabile, come vedete. Qua dietro si può regolare a varie pendenze, così più pendente, così più pendente ancora. E questo leggio si può eh, alzare per bloccare le pagine. Quindi quando io sto leggendo magari voglio tenere bloccata una pagina, piazzo tutto qua sopra e tengo bloccata la pagina così non eh, scappa via. Ecco, vedete qua anche evidenziato con questo bellissimo verde qua. Fantastico verde tipo pastello. Io sono un fan degli evidenziatori eh, color pastello, ve ne faccio vedere uno giusto per provare. Ecco, scritto malissimo. Vedete, hanno questi colori qua sbiaditi, mi, mi piacciono davvero molto. Questo è un temperino che virtualmente non uso quasi mai perché in realtà ho un botto di matite. Piuttosto che temperarle ne prendo un'altra, e poi ogni tanto capita di doverle temperare: un po' di pennarelli, di sharp. Le viro da prendere al, voro, al volo, non al volo. Tra l'altro, questi pennarelli qua si chiamano sharpie e sono. I migliori pennarelli indelebili che ho mai usato, sono davvero bellissimi. Sistemiamo il leggio che, tra l'altro, è stracomodo. si può anche portare nello zaino perché è compatto quindi basta come lo si alza, si può anche abbassare, questo si chiude e questo ve lo potete mettere nello zaino. Tra l'altro, confrontato con le dimensioni del libro vedete, è grande praticamente come il libro ed è grande anche qua come un portatile. Questo è il Proda. 14 pollici, quindi potete farvi un'idea delle dimensioni. Setup compatto che sta nello zaino. Unico difetto: questo qua, nello specifico, pesa una tonnellata perché questo libro è pesantissimo, il computer è ancora di più e leggero, anche lui è bello pesante. Spostiamoci a lato e c'è una cassettiera mista con tutte le cose organizzate, qua c'è la mia collezione infinita di birro, penne, sono, sono malato per queste cose, colleziono un sacco di penne diverse e tante altre robe organizzate, l'hard disk, mouse, un po' di prese e così via. E questa è comoda perché, vabbè, si può spostare alle ruote che sono bloccate ora. Però si può spostare. E di solito quello che succede è che ci pianto sopra, parcheggiate cose che non uso. E poi c'è, vabbè, la scimmia che mi è stata regalata al compleanno. Mi piacciono un sacco le scimmie. Questa bellissima tastiera meccanica, sentite che rumore che fa. Tra l'altro mi chiedete sempre in tutti i video in cui è comparsa la tastiera, sia qua che su Instagram che su TikTok, che marca è. La trovate in descrizione una volta per tutte, anche se vi ho già messo il link nel sito. Comunque la ritrovate in descrizione se siete interessati. È una Keychron, la marca si chiama Keychron, con la K, Keychron. Confrontiamola col rumore della tastiera del Mac, del portatile. Tra l'altro guardate che figata gli sfondi, questi qua del nuovo macOS che sono tipo live, bellissimi. Chiudiamolo intanto questo, se vi interessa vi posso fare anche un video eh, su come lo utilizzo, come lo utilizzo per prendere appunti, per organizzare robe, editare video, organizzare i file, visto che è nuovo di quest'anno. Quando l'ho preso ho anche registrato un video unboxing, ho detto boh, metti che serve e lo carico sul canale. Un'altra cosa che... Faccio spesso è collegare questo computer a questo schermo qua e usare il setup a due schermi col portatile perché alcune cose le ho solo qui e non le ho sul fisso. Quindi mi capita di dire voglio usare il portatile, ma lo schermo è riduttivo quando sono a casa. Tanto vale usare quello grande, ad esempio, quando edito video. Mi capita di utilizzare il setup a due schermi in cui lui edita perché è molto più potente di lui, ma le immagini stanno qua sopra. Ah, telecamerina della Logitech. Per fare le videochiamate anche dal fisso. Ora vi faccio vedere il setup a due schermi. Eccomi. La figata del setup a due schermi è che si possono prendere le finestre su uno schermo e trascinarle nell'altro schermo. E quindi è davvero molto seamless la, la questione. Qui ovviamente sono molto più grandi. Ed è comodissimo, basta letteralmente un solo cavo HDMI che da qui entra nello schermo grande da 27 pollici vedete la differenza 14 contro 27 fa eh, una certa differenza editare su qua piuttosto che su questo schermo questo è un altro dei setup che utilizzo per la scrivania vedete il setup questa volta è doppio schermo ma anche doppio computer questo è uno e questo qua è l'altro questo setup l'ho utilizzato proprio oggi pomeriggio per registrare un episodio del podcast 8 ore il mio podcast su Spotify. E avevo qui il microfono collegato con uno schermo, con un computer in realtà. E qua avevo l'altro computer in cui avevo le note eh, qui, su Notion, da avere sotto, qui invece è Riverside per registrare. Insomma, il trucco della scrivania è ad essere versatile. Vedete, è super versatile. E in realtà in pochissimo spazio, cioè, tutta questa roba è mh, lunga meno di un metro ottanta, anzi, sarà 150 più o meno. Quindi è davvero super comodissimo. Le casse in questo setup sono state parcheggiate lì perché non mi servivano, poi avevo le cuffiette, il microfono è tutto qua. E qui avevo anche il taccuino appunti per le note, le cose da scrivermi durante l'episodio, senza dimenticarsi la borraccia per rimanere idratati. Materiale reduce dell'esame di microbiologia che ho fatto questa settimana in Uni. Un botto di evidenziatori. Questo infatti è il materiale che mi sono studiato, vedete un bel un bel papiro, saranno un centinaio di pagine. Questo era un parziale sui batteri. Questo qua cos'è? Un bel clostridium difficile. Questo era uscito all'esame.